Ok, qui abbiamo concluso adesso. Ora si recluteranno tutti i personaggi di Euchiris che verranno al nostro castello e quindi siamo a posto. L'esercito imperiale ha abbandonato il nostro territorio, maestà. I nostri perlustratori sono convinti che continueranno a ritirarsi verso nord. Dunque abbiamo vinto. Sì, maestà, abbiamo vinto. È meraviglioso. Sì, grazie mille a tutti. Ho un grande debito nei tuoi confronti e dell'esercito dell'Alleanza. Grazie per aver combattuto al nostro fianco. Facciamo i diplomatici. È stato uno sforzo reciproco, maestà. Non devi esitare a prenderti i tuoi meriti, Noah. I nostri successi finora sono in buona parte dovuti a te. Vero, puoi permetterti di darti qualche aria. Concordo. Abbiamo finalmente dato una bella batosta a quei galdeani e non c'è nulla di male nel godersi il momento. Sì, ma noi vogliamo bassi, noi siamo umili. La mia preoccupazione è che fatico a comprendere cosa abbia spinto le truppe di Goldwyn a ritirarsi. Oh, faceva parte del tuo piano, Merridge? Brancolo nel buio esattamente quanto tutti voi, mi spiace. Tuttavia, sospetto che... Eccolo, Sain. Forse posso farvi un po' di chiarezza. Travestito tra l'altro come un... Ah no. Questo ufficiale imperiale, i suoi soldati si sono appena consegnati a noi, comandante. Si sono consegnati! Avevo la sensazione che fossi stato tu. È un piacere vederti di nuovo, Noah. Ne è passato di tempo, tenente. Grazie di essere passato dalla nostra parte e tutto il resto, ma perché? Nutrivo dei sospetti che mi hanno spinto ad abbandonare l'impero. Oh, l'ho abbandonato ufficialmente! Sospetti legati alla ritirata improvvisata del generale Goldwyn? Sì. Forse non lo sapete, ma Sua Eccellenza l'imperatore è stato assassinato. Minchia. Cosa? L'imperatore di Galdea? Ma perché? Come? È stato il Duca Aldric. Non abbiamo ancora prove concrete, ma le informazioni raccolte finora sembrano puntare in quella direzione. Allora è per questo che se la sono data a gambe levate. Questo duca deve essere un idiota di prima categoria. Ha agito nel peggior momento possibile. Vabbè, nel peggior momento per quanto riguarda la guerra, ma nel migliore per quanto riguarda l'impero, perché tutti quanti sono distribuiti in guerra, quindi lui è rimasto solo soletto. Domani mattina farò ritorno al castello. È necessario riorganizzare le nostre truppe prima di proseguire per Norristar. Tu che farai, Merridge? A dire il vero, il re mi ha concesso di rendermi utile all'interno dell'alleanza e sono convinto che sarei più d'aiuto al quartier generale. Bene, tu sei Apple, quindi con te posso riarrangiare le truppe. Quindi sei convinto che la nostra battaglia con l'impero continuerà? Oh, credo che siamo solo all'inizio. Le ambizioni del Duca Aldric vanno ben oltre il trono galdeano. L'invasione di Euchiris gli serviva semplicemente per allontanare il generale per un po' di tempo. Esattamente. In modo tale che tutti sono via e lui poteva agire all'interno della capitale proprio da solo, senza nessuno che potesse pestargli i piedi. Inizia proprio a sembrare così. Goldwyn è sempre stato leale al defunto imperatore. Dopo aver trovato un espediente per farlo allontanare, Aldric ne ha approfittato per creare le condizioni per un colpo di stato. È senza dubbio un uomo spietato e scaltro, ma credo che tu possa tenergli testa. Mi fa piacere averti dalla nostra parte, con quello sguardo ammiccante. Non credo di essere io quello scaltro qui. Dopotutto c'è un motivo se ha consegnato il suo esercito a Noah. Faceva parte del suo piano sin dall'inizio. Beh, se l'esercito di resistenza fosse stato guidato dalla contessa di Grum, avrebbe suscitato grandi sospetti. Le male lingue avrebbero detto che agivo per secondi fini, per soddisfare la mia ambizione. Ma un cittadino comune, trasformatosi in eroe che si ribella alla tirannia dell'impero? Questo è il tipo di storia in cui la gente si riconosce. Dopotutto, a chi non sta simpatico lo sfavorito? Quindi, cosa spero di ottenere da tutto questo, Milady? Di sicuro non del prestigio. Certamente no. No, il mio desiderio è molto più modesto. Sposare Nova. Bomba atomica, incredibile. Guardalo, Yosuke. Odio dover svegliare qualcuno che dorme, Nova, ma ti vogliono nella sala grande. Ok, e qui ora è dove si ufficializza il reclutamento di tutti i personaggi di Euchiris. Quindi, intanto salviamo qui. Guardiamo la scena dove appunto si ufficializza il tutto
E poi tecnicamente si sbloccheranno altri reclutamenti in giro per la mappa, sicuramente. Adesso che il comandante Nova si è unito a noi, possiamo iniziare. Ok, primo, cominciare cosa? E secondo, non dovresti essere Auchiris. Reiyu, ma in tutta la sua saggezza, mi ha concesso il permesso di servire l'alleanza. Intendo farlo al meglio delle mie capacità. Eccolo qua. Reclutato. E lui sarà... Oh, ma lui combatte, eh? Guarda, lui combatte, ha il pennello e... Sempre meglio partire da sfavoriti. Sempre. E visto che il mio contratto con lo stratega è ancora valido, aiuterò anch'io. Quindi anche lui... Bello, lui è figo. Eccolo, lui combatte anche con spada e pugnale, tipo. Guarda che figo anche lui. Lui mi somiglia tanto a Shin. Il... diciamo il bodyguard di Teresa, il sindaco di Green Hill, un pochettino. Non ci si può lamentare, è combattuto come un demonio, Euchiris. Allora è deciso. Marriage sarà il capo stratega e consigliere del nuovo comando definitivo dell'alleanza, Nova. Un momento, cosa? Ma stava solo sostituendo te, no? Ma quindi adesso ho il controllo di tutto? Mi aspetto il meglio da tutti voi. È Lian che in questo momento parla. Ah no, ma sono io che sto parlando. Quindi adesso ho il controllo di tutto? Esattamente. Dopotutto hai reso utilizzabile questo castello. E non parliamo poi dell'alleanza che hai formato con i Silvani e della vittoria nella battaglia di Euchiris. E poi ho già troppe cose a cui pensare per potermi anche dedicare a guidare un esercito. Ok, ma questo significa... Pensavo che ti piacesse impicciarti. Se è davvero così, è arrivato il momento di ficcare il naso in una faccenda importante. E tra l'altro sentite il cambio di host che sta ufficializzando il fatto che adesso sono io il capo della città-stato o comunque il capo della Lega. Quindi adesso finalmente ho le porte aperte a tutto. Come comandante riuscirei ad aiutare non solo qualche persona qua e là, ma intere nazioni. Esatto, quindi adesso suppongo sia vero, ma... Sembra che ti aspetti una bella sfida nuova. Ymir, tu sei d'accordo? Ne ho già discusso con tua signoria, se è ciò che intendi. Qui ci si diverte di più che alle riunioni imperiali. Ma loro quattro si uniscono, vero? Ditemi di sì. Shh, abbassa la voce. Vorrei approfittare di questo momento per offrire il mio aiuto. Bellissimo. Sai, entra nel gruppo. Ufficialmente. Madonna, lui fisso nel party. Lui è fisso nel party. Altro che Joey, pezzo di merda traditore. Lui fisso nel party. Galdea ha perso la retta via, ma sento di poterla ancora salvare combattendo al tuo fianco. Sembra che tu abbia trovato la tua nuova vocazione. È vero. Metterò da parte i miei doveri come membro di casa Kensling e seguirò ciò che dice il mio cuore. Anche perché, tra l'altro, nei trailer dove si vede che loro due combattono, è la parte che abbiamo già fatto, ovviamente, quella dove ci siamo affrontati per la prima volta, ma sembrava che il gioco fosse strutturato in maniera diversa. Ovvero che tutti i protagonisti fossero praticamente protagonisti di una loro storia interna, come se il gioco fosse diviso tipo in tre. No? Quindi storia di Sain, storia di Noah e la storia anche di Teresa. Invece no, sono praticamente tutti insieme, ma sono praticamente protagonisti. È come Joey con Ryu, Nanami e tutti i personaggi di Shuikoden. Ho i brividi, Sain, e quell'espressione sul tuo volto mi dice che stai facendo la cosa giusta. Anche Paul che entra. E lui combatte pure, guarda che figo lui, con i droidi, con i droni là. Oh, la mia espressione non mi sembra molto diversa dal solito. Infatti non la è. Anche Valentine che entra, bellissimo. A parte che poi loro esteticamente sono fighissimi. Anche lui, madonna, lui con i pugnali combatte. E Hildy pure. Mi dispiace rovinare il divertimento, ma speravo che potessimo discutere le nostre prossime mosse. Oh, parla con te, Nova. Eh? Oh, immagino che adesso sia un mio compito, vero? Certo, Marriage, dimmi pure. Al momento l'impero ha ritirato le sue forze da Euchiris, ma sono ancora fortemente presenti a Groom. Ecco, ora dobbiamo andare a liberare nuovamente la zona, forse.
Dovremmo essere pronti per quando il Duca Eldrick deciderà inevitabilmente di riprendere i suoi tentativi di assoggettamento della Lega delle Nazioni. E suppongo che succederà molto presto. Ci sono due modi per sfruttare in modo efficiente il tempo che ci rimane, e il primo consiste nel radunare quanti più alleati possibile. Vabbè, e questo è lo scopo del gioco. Se non vi dispiace, credo di avere un'idea. Chiedete di chiedere aiuto all'Imperscaudus, la capitale degli squali nel deserto est di Euchiris. Degli squali? Oddio, ci sono un altro tipo di... squalcosa? Gli squali. Come mercenario ho avuto modo di combattere diverse volte con loro e contro di loro. Sono guerrieri forti che mettono l'onore sopra ogni cosa. Un'ottima idea. A dire il vero, ho già ottenuto il permesso del re per utilizzare il posto di controllo nel deserto di Euchiris. Ah, quello che c'era in fondo dove era tutto sbarrato, che non potevamo passare. Comandante Nova, posso chiederti di raggiungere l'Imperscaulus e ottenere l'aiuto del suo popolo? Dovreste portarvi Barnard come guida. Esatto, che lui era rimarrà personaggio fisso. Il posto di controllo è a nord-est di Isham. Da lì attraverseremo le montagne e la città d'accesso al deserto. Sì, sì, lo so dove andare. Vi darò ulteriori dettagli durante il cammino. Molto bene. Per quanto riguarda l'altro modo in cui possiamo fare la differenza, al momento il Duca è sicuramente impegnato a gestire le conseguenze dell'assassinio dell'imperatore. Non appena riuscirà a sedare quel problema, concentrerà di nuovo la sua attenzione su di noi. Ok, quindi questo è il momento migliore per poter fare un po' di movimento. Ciò significa che dobbiamo fare in modo che il caos continui il più possibile. Ho già chiesto al tenente Kessling di assisterci con questo problema. Abbiamo già contattato i lealisti del defunto imperatore di Galdea. Naturalmente non sono entusiasti all'idea che Aldric prenda il potere. È meglio se andiamo noi a parlare con loro, visto che siamo tutti galdeani. Ciò significa che lavoreremo separatamente per un po'. No. E io volevo Sain nel gruppo. Probabilmente è meglio così. Molti qui nell'alleanza avranno bisogno di un po' di tempo per iniziare a fidarsi di noi. È comprensibile. Però Ildi non me l'ha fatta la cosa di reclutamento. Per quello che vale, io mi fido totalmente di voi. Grazie, Lian. Gli altri si ricrederanno una volta che avranno imparato a conoscere il tenente. Il gruppo di Sain lavorerà indipendentemente per raccogliere informazioni all'interno dell'impero e sabotare i piani del Duca. Fate tutto ciò che è in vostro potere per destabilizzarlo e ritardare la ripresa dell'invasione. Potete contare su di noi. Io mi occuperò delle comunicazioni viaggiando avanti e indietro tra il castello e l'impero. Ah, eccola, perfetto. Ora anche lei è reclutata ufficialmente. Aiutante impeccabile. Vuoi che ti aiuti? Sì, grazie. Ah, perché lei giustamente li teleporta. D'ora in poi potrei passare liberamente dalle storie. Dalle storie di nuovo? Allora avevo ragione. Porca troia. Avevo ragione allora. Saranno tutte storie divise. Tu che livello sei? Livello 34 addirittura. Minchia. Sei forte. Allora, chi altro ci portiamo dietro? Vorrei qualcuno da livellare in realtà. Minchia, Sain non lo posso portare con me. Cristo. Però avevo ragione. Praticamente sono due storie divise. E possibilmente saranno tutte storie divise che poi si uniranno nel finale. Peccato però, minchia, avere la combo Nova Sign era bellissimo. Che loro fanno l'attacco a OE. Minchia, era troppo comoda. Allora, vediamo chi dobbiamo livellare un po'. Allora, tu che sei al 25. Che così ti livelliamo. Ah, Merige che combatte fuoco. Ha la magia del fuoco lui. Pennello rosso. Ah, lui ha il pennello rosso. Lei minchia a livello 6, la dovrei livellare un po' anche lei. 24, 12, minchia, voi fate cagare proprio. 12, 15, minchia. Allora, tu va bene. Che ti faccio livellare un po'. Tu pure sei lunga. Ok, quindi va bene. Sì, devo farvi livellare un po'.
E tu vai qua, che siete fratelli, quindi farete l'attacco combinato, immagino. Qui invece chi possiamo mettere? Allora, armeggi con le lenti runiche del gruppo aumentando gli SP di ognuno di uno. Wow. Ispira tutto il gruppo, migliora velocità d'attacco e azione di tutti gli alleati. Ecco, per Riel è fighissima come... Sì, sì, portiamoci per Riel come aiuto. Va bene, questi qua mi porto per ora. Ora che è tutto deciso, comandante Nova, tenete Kessling, buona fortuna a entrambi. Grazie, vi sorprenderemo con i nostri risultati. Non vi deluderemo. E forse vi sorprenderemo addirittura in positivo. Ma forse era quello che intendevi. Due operazioni in contemporanea, una per adunare alleati e una per disturbare i piani nemici. La pressione è tanta, Sainye. Chi finirà per primo la sua missione? Tecnicamente nessuno dei due incarichi può essere davvero finito. Eccolo che va a cercare il pelo nell'uovo. Alcune cose non cambiano mai. Eh già. Bellissimo. Quindi veramente ci sono due campagne separate. Però il problema è che adesso devo capire. Io adesso devo capire perché. Dove si può cambiare la campagna? Perché lui mi ha detto parla con Ildi per cambiare la campagna. Allora, la tizia del teleport si trova sotto, in realtà. Allora, intanto salviamo, che qui è una cosa pazzesca adesso. Perché qui adesso è tutto pazzesco. Adesso io devo con lui girare tondo per reclutare altra gente, intanto. Allora, tu ti trovi qui. Ah, eccola! Là c'è Ildi. Per raggiungere il deserto dobbiamo attraversare il posto di controllo a nord-est di Ishan. Dovremmo parlare con Kerry e vedere se riusciamo a scroccare un rapido teletrasporto. Assolutamente sì che lo possiamo scroccare, però Ildi è qua. Vedi, quindi posso... Se parlo con lei... Ti stai domandando come se la cava il tenente Kessling? Ecco. E da qui switchiamo praticamente. Va bene così per ora. Madonna, questa cosa è incredibilmente figa. Ecco dove si vede che c'è un'idea dietro. Perché potevano benissimo praticamente fare copia e incolla. Potevano tranquillamente fare copia e incolla con una storia come quella di Shuikoden. E invece hanno messo praticamente la cosa differente. Hanno messo tipo l'aggiunta. Ovvero il fatto che tu puoi comandare Nowa per fare la storia di Nowa, ma al tempo stesso puoi fare la storia di Sainye. Fighissima questa roba. Fighissima. Allora, intanto vediamo chi adesso possiamo utilizzare per costruire roba, perché... Allora, qui devo prendere il legno mistico. Va bene, ora lo andiamo a prendere, almeno ce lo togliamo dalle palle. L'osso di bestia selvatico lo troveremo sicuramente ora qui nella zona desertica, quindi va bene. Quindi qua già abbiamo sviluppato un bel po'. Ecco, qui siamo già 46 membri. Quindi possiamo andare a livello 3 a breve. Però mi serve lo smalto eccellente, che ancora non l'abbiamo trovato. Ciao Sheldor, buonasera a te. Allora, qui non c'è nessuno. Ok, questa la devo reclutare. Vediamo se ora me la fa reclutare. Perché ora giustamente dobbiamo fare un piccolo giro per vedere se possiamo reclutare qualcuno. Allora, qui ancora non abbiamo nessuno. Va bene, per ora qui non abbiamo nessuno. Ok, quindi che facciamo? Allora, come prima cosa... Ah, ecco. Cosa importantissima. Devo andare a controllare se adesso Melridge si trova praticamente qui e mi consente di arrangiare le truppe. Non ne ho azzeccata una giusta. Ok, qui dovrebbe esserci il salone, quello della guerra. E Merridge si trova qui? Sì, eccolo. La vittoria di Ishtan è solo il primo passo. D'ora in poi la guerra si farà solo più intensa. Ancora non me le fai cambiare le truppe.
Ma qui c'è una zona dove non sono mai stato effettivamente. C'è tipo la birreria. Tu chi cazzo sei? Vendi qualcosa? Siamo in cerca di gente capace che voglia unirsi alla nostra causa. Oddio, ma questo non l'avevo mai visto. So già che ha a che fare con l'invasione imperiale. So che alcune persone stanno aiutando i galdeani, ma ho già la mia mansione, quindi... È una missione? Con cappa e spada? Quel genere di cose? Sì, più o meno. Ma tu sei fighissimo. Bene, che gli dici se io ti aiuto con la tua missione e tu in cambio mi aiuti con la mia? Tu mi aiuterai? Amico, non sai neanche quale sia la missione. Forse sono solo assetato di sangue, in cerca di qualche testa da mozzare e cose simili. Non sembri il tipo. E stando così le cose, non vedo perché non aiutarti. In realtà la maggior parte delle persone direbbe che sono esattamente il tipo. Dunque la vera domanda è, sei più perspicace di alcuni o più stupido della maggior parte? Ultima possibilità. La prossima volta che ti chiederò aiuto, non potrai tirarti indietro. Se dici che è una missione di vitale importanza, ti credo. Nuova cerca di compiacere sempre tutti, ma dimentico di mettere in pratica un po' di buon senso. Sei più pazzo di quanti pensassi e questa cosa mi piace. Sai cosa? Mi unirò a te. Grande! Non ci speravo lo potessi reclutare subito. Samurai errante. Oddio! Ha la katana enorme! Oddio. Mi sa che abbiamo trovato. Quindi andiamo qua. E salviamo. Ok. Benissimo. E da qui direi che per questa sera, ragazzi, abbiamo dato. Quindi abbiamo fatto un bel po' di storia principale, abbiamo controllato dove poter reclutare qualche altra persona e ora io vi passerò un po' il tempo probabilmente prima di andare a letto e reclutando i personaggi, mettendoli ovviamente registrandoli a parte e poi li includerò con le run che caricherò direttamente su YouTube e che poi usciranno praticamente ogni giorno a partire dalle 17. Quindi, signori, vi do un bacino, vi auguro buon inizio settimana e ci becchiamo, se ovviamente vorrete esserci, domani. Notte, notte.